Ora ti dico, conosco un tipo che gira sempre bendato, nel senso che gira con gli occhi coperti. Non so se che voi ve ne siete accorti. Il ballo della mosca cieca musicalmente nasce da un inghippo. Stavo registrando una cassetta di un disco di Otis Redding. Metto sul disco in registrazione, poi nel frattempo faccio altre cose, quindi esco dalla stanza. Il giorno dopo, come tutte le mattine andando a lavorare a Verona, mi accorgo che sta saltando, ma non sta saltando un attimo, sta saltando per più di 10 minuti. Comincio a sentire questo a sé, e mi crea una ritmica in tre quarti, no? E comincio a cantarci, a inventarmi una canzone. In sintesi, il testo è la storia di uno che per protesta si benda perché ci sono troppe belle ragazze in giro senza veli, solamente con il necessario, e lui si benda perché non resiste, se no faccio del danno. Allora io mi bendo e vado avanti solamente così, a tentoni. Il brano è stato registrato 2 volte. Allora, la prima volta in studio Ritmo e Blu, studio esatto di produzione che avevamo allora, e la seconda versione fu fatta invece da Franco Godi, che volle chiamare dei musicisti jazzisti milanesi, perché allora sai c'era questi mega studi e così via. Diciamo che tra le due preferiamo obiettivamente la nostra. Era l'essenza nostra, la più originale. E qui apriamo un argomento anche un pochettino spinoso, cioè andare a registrare a Milano per noi equivaleva a un po' di stress, chiamiamolo così. Non dei hospital, Effettivamente, insomma, cioè nel senso, hai il tuo studio nella pianura padana, le canzoni nascono qui, eccetera, per cui mantengono forse quel sapore. Portarle a Milano spesso equivaleva a dimenticarci anche delle cose. Diciamo che si perdeva un po' in creatività, in ispirazione. Cioè. Però è la cosa che il nostro produttore ci ha sempre contestato, che abbiamo voluto rimanere troppo legati al territorio. Diciamo che non abbiamo partecipato troppo a quello che erano le famose feste milanesi, dove insomma non essere dentro quella cosa lì effettivamente sì, ti penalizza dal punto di vista della carriera, ma ti rende forse più genuino rispetto per come siamo noi, ecco. Esatto. Di tutto questo parla il ballo della mosca cieca. Esatto. Amen. Secondo me ne abbiamo saltato un pezzo.